Buongiorno, anzi diciamo buon pomeriggio, visto che siamo intorno alle ore 12, mi sta uscendo la R moscia, quindi stavo per dire buon pomeriggio, vabbè. Siamo 31 luglio 2020, ultimo giorno del mese di luglio, quindi da domani ci approcciamo ad agosto, ma il vero motivo per cui siamo qui è per dare lode, gloria e onore e soprattutto andare ad elencare il programma della festa patronale di Trani, quindi del caro San Nicola il Pellegrino, in programma dal 1 al 3 agosto prossimi. Quindi andiamo a fare un resoconto appunto dal 1 al 3 agosto. Sabato 1 agosto, ore 18:30, apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le chiese della città. Ore 9, Piazza Libertà, Santa Messa, no, forse credo ore 19, magari qui hanno sbagliato a scrivere. Santa Messa animata dalla Confraternita del Cuore Immacolato di Maria, presieduta da Monsignor Saverio Pellegrino, parroco della parrocchia San Francesco. Ore 19:30, Lido Animi, Santa Messa celebrata dal Reverendo Cardinale Don Mimmo Gramegna, rettore del santuario di Santa Maria di Colonna. Domenica 2 agosto, ore 8:30, giro bandistico per le vie della città del concerto bandistico Pietro Mascagni di Trani. Ore 9, qui penso invece sia la mattina, Piazza Libertà, Santa Messa animata dalla Confraternita di Santa Maria de Dionisio, presieduta da Monsignor Saverio Pellegrino, parroco della parrocchia di San Francesco. Ore 10, Piazza Libertà, Santa Messa presieduta da Don Michele Torre, vicario della parrocchia San Francesco. Ore 11, Piazza Libertà, Santa Messa animata dalla Confraternita di San Rocco, presieduta da Monsignor Saverio Pellegrino. Ore 11:30, Basilica Cattedrale, Santa Messa Capitolare. Ore 18:30, giro bandistico per le vie della città del concerto bandistico Pietro Mascagni. Ore 20, in Piazza Duomo, momento clou, cerimonia di consegna della chiave della città al Santo Patrono da parte del Sindaco di Trani, Avvocato Amedeo Bottaro, a seguire solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Biceglie e Nazareth, animata dal coro interparrocchiale cittadino con la partecipazione del Reverendo, capitolo cattedrale, delle autorità civili e militari e dai rappresentanti delle arciconfraternite, confraternite e associazioni religiose di Trani. Lunedì 3 agosto, la chiusura alle ore 9 del mattino, Piazza Libertà, Santa Messa presieduta dal Reverendo Monsignor Cardinale Don Mauro Sarni, rettore della Basilica Cattedrale. Ore 19 in Piazza Libertà, Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Monsignor Domenico De Toma, quindi Don Mimmo De Toma. A seguire vespri officiati da Monsignor Saverio Pellegrino, in collaborazione con Trani Religiose, è stata organizzata
la quarta edizione del concorso di poesia in vernacolo tranese San Nicola Rime, ma a causa delle limitazioni dovute al Covid-19 la partecipazione alla premiazione sono state programmate solo in diretta streaming sul canale YouTube di Trani Religiosa mercoledì 29 luglio alle ore 20. Tra fede, speranza e carità, le tre virtù teologali, la più importante, dice San Paolo, è la carità. È proprio a questa virtù che il nostro caro Nicola il Pellegrino ci riporta nel suo testamento morale Kyrie eleison, Signore abbi pietà. Quest'anno, infatti, la nostra festa patronale, che si svolgerà la prima domenica di agosto, non può che essere dedicata alla carità declinata nell'attenzione per i concittadini in difficoltà, nel servizio alla comunità prestato dai presidi sanitari e dalla protezione civile, dal servizio di ordine pubblico prestato dalle autorità di polizia e dal formidabile supporto offerto dalle diverse associazioni di volontariato. Tutti impegnati con la stessa intensità, oltre il dovuto, per l'alto senso del dovere e del servizio verso la collettività. Le necessarie e vincolanti prescrizioni sanitarie anti-Covid-19, l'attenzione delle autorità civili ed ecclesiastiche rivolta verso una straordinaria azione di sostegno economico e funzionale alla cittadinanza impongono una radicale revisione del tradizionale palinsesto della festa, ma pur con grandi difficoltà non abbiamo voluto comunque mancare all'appuntamento. Purtroppo la tradizionale traslazione del simulacro del monastero di Colonna al centro della città, la rituale solenne processione, gli spettacoli pirotecnici non potranno avvenire, ma non mancheranno però l'impiego della banda tradizionale annuncio della festa, le luminarie artistiche nel centro cittadino e la solenne celebrazione eucaristica. La festa in onore del Santo Patrono rappresenta per la nostra città un momento di coesione, di rinnovato spirito identitario e di valorizzazione del senso di prossimità, elementi di base della nostra cultura e delle nostre tradizioni che non vogliamo perdere. Anche quest'anno, quindi, il nostro Nicola tornerà a trovarci non mancando di raccontare la sua fede, la sua speranza e la sua carità. Buona festa per tutti. Comitato Feste Patronali, Presidente Gianfranco di Toma. Bene, dopo aver letto il programma della festa patronale di San Nicola il Pellegrino, io, portando appunto il nome di Nicola, al momento sento il desiderio, la vocazione di provare, comunque capire un po' come è possibile intraprendere il percorso da partecipante alla confraternita di San Nicola il Pellegrino. Sento di servire il mio santo a cui appartengo, perché è molto importante questa cosa. Ovviamente siamo in tempo di festa adesso, poi c'è agosto, quindi Ferragosto, seppur limitato, ma a settembre sicuramente mi farò vedere in cattedrale. Per questo approfitto per salutare il mio caro amico Nicola Zecchillo, che lui, prendendo un po' spunto da lui come per il suo impegno, la sua dedizione, che già da un paio d'anni ci sta mettendo in questo percorso come fratello della confraternita di San Nicola il Pellegrino. Per il resto, auguro buona festa a tutti. Il vostro Nicola De Lucia vi saluta.
Quindi Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Signore, abbi pietà. Ciao a tutti!